Salve a tutti ragazzi, qua è Lassio e oggi ci troviamo in un nuovissimo video su Seven Sins Grand Cross. Oggi non ci troviamo in PvP, ma ci troviamo bensì in PvE. E uno si potrebbe domandare, perché siamo in PvE? Perché oggi andremo a provare, dopo che è uscito già da un bel po' di tempo, il nuovissimo personaggio che è uscito insieme a Diano, ovvero Brunhilde. Visto che è un personaggio che si gioca principalmente in PvE, vi faccio vedere brevemente il personaggio. Eccolo qua. Purtroppo non è a 6 stelle rosse perché mi mancano i coin, quindi la vedremo a 2 stelle rosse. Poi non è nemmeno 6-6, quindi sarebbe uno spreco di coin incredibile, visto che non la giocherò mai. Però naturalmente oggi andremo a testare sul campo, vediamo un pochettino se può performare, essere una valida alternativa ad altri personaggi PvE che comunque sono molto buoni. E il personaggio è molto interessante. Come vedete, io ho preso anche tutti i vestiti, come potete vedere. Purtroppo non sono riuscito a maxarli perché mi mancano ancora i materiali, li sto formando pian piano. Però purtroppo diciamo che ottenere nuovi personaggi è sì una cosa positiva, visto che puoi giocare nuovi personaggi. Però a un certo punto di vista per maxarli ci vogliono un bel po' di risorse ogni volta che escono. Quindi per il momento ci accontentiamo delle 2 stelle rosse. Vi leggo la passiva così capite il perché funziona solo in PvE. Aumenta del 12% le statistiche di base dell'eroe per ogni alleato sopravvissuto. Quindi è un 12, 24, 36, 48% dovrebbe essere. In realtà no, in realtà è solo 36 perché non conta se stessa. Poi aumenta dell'8% tutte le statistiche dell'eroe quando muore un alleato. Quindi cosa significa? Che se sono tutti in vita è il massimo buff, mentre se muore qualcuno perde un buff, però lo stesso è un ottimo buff. Come vedete si applica l'ingresso nella battaglia, esclusi PvP e scontro finale. Quindi, cosa abbiamo di questo personaggio? Principalmente si gioca in PvE. In PvE è un ottimo personaggio, devo dire la verità. Io ho fatto anche gli equip R, perché sì, mi piace come personaggio. Ho fatto un attacco crit damage normalissimo, con substats normali, attacco da FHP. La andremo a testare in qualche evento PvE, giusto per farvi vedere come funziona. Non andremo a usarla contro il piccione, perché ho la ulti bassa e ho paura che, a parte che non vedremo i danni reali, perché il piccione ha un sacco di damage reduction. Però naturalmente ci vorrà un bel po' di tempo, quindi non vorrei stare qua a fare un video di 20 minuti solo contro il piccione. Quindi andremo contro qualche evento PvE giusto per testarla. Così vi faccio vedere pure le skill, mi stavo dimenticando. Quindi andiamo subito a vedere un pochettino cosa fa il personaggio, perché è molto interessante, devo dire. L'ho vista giocare anche in PvP, che comunque può dire la sua. Allora, come potete vedere, ha la prima skill che è un danni detonazione pari al 400% dell'attacco su un nemico, ossia per ogni sfera che c'ha fa un 20% di danno in più. Vi faccio vedere subito. E qui aveva 0 sfere, praticamente era un 100% di prevedere, faceva tipo 200k, quasi 300k per dire, avessi avuto 5 sfere. Poi quest'altra T3 infligge danni colpo di forza, ossia è un danno aggiuntivo pari alla resistenza del nemico. Vi faccio vedere, purtroppo qui il minion è livello 1, però fidate che questi sono ottimi danni. E poi abbiamo la ulti che ve la faccio vedere, che non l'ho vista nemmeno io, quindi per dirvi. Vabbè, è carina, nulla di particolare. Come vedete, la ulti cosa fa? Infligge danni pari al 539, vabbè, nemmeno 540, 39, quindi è un single target. E ripristina i DPS del 40% dei danni inflitti, quindi più danno fa, più HP si ripristinerà. Come vedete, comunque un'ottima ulti. Purtroppo io ce l'ho solo 2-6, ho un po' sfigato nel bane di Diana. Sono riuscito a trovare Diana, ma non chissà quante Brunhilde. E adesso invece andiamo contro un evento PvE per testarla ancora meglio. Ok signori, ci siamo, nella segreta, l'ultimo stage della segreta, giusto perché ripeto, non ci sono stage difficili in sto gioco a parte il piccione, quindi diciamo che la segreta è dove durano un pochettino di più i boss, mettiamolo in questo modo. Noi qua cerchiamo di setapparci Brunhilde. Vedete, ho messo sia Margaret che Goder, sub a Brunhilde, gli ho messo Sariel, quindi in teoria dovrei aver massimizzato i danni. Troppo sto sfigando un po' le carte, vabbè, quella è la base mia oramai, se non sfigo le carte non siamo contenti. A me riesco a setappare doppia T3, così vi faccio vedere un pochettino che danni può arrivare a fare questo personaggio, che fidatevi merita, se l'avete trovata, non so, avete fatto una multi nel banner, se riuscite a trovare pure Brunhilde e non Diane, comunque è un ottimo PG in PvE, devo dire la verità. Un buff di Margaret, ok, ce l'ho al 2.
Vediamo un poco. Io sto cercando di tenere i rank up per, che ne so, per rank up a Mar. Quando è Goder a 3, giusto? Sto cercando di massimizzare anche i buff di coso. Facciamo così. E tiro la ulti, dovrei averli shotto, vediamo. Esatto, ok. Simo mi la rank up, perfetto. Così vediamo il massimale di danno che riesce a fare questa Brunilla. Ripeto, è 2 stelle rosse, quindi qualche dannino in più sicuramente riuscite a vederlo se la fate 6 stelle. Però nemmeno più di tanto, comunque alla fine, alla fin fine quelli sono i danni. Beh, io faccio uno. Ulto su di lui che è un rosso. In realtà me lo vorrei tenere il rosso. Quindi facciamo così. È ultimo turno di Goder, il turno dove metto il buff al 2 di Margaret. Grazie per non averli uccisi. Ok, mi ha dato un altro attacco. Allora vi faccio vedere questo e fa danni in più rispetto alla resistenza del nemico. Quindi attaccandoli, visto che draw buffa la resistenza, diciamo che andremo a fare più danno. E sono tutti e due single target. Quindi purtroppo non ha OE, peccato. Perché avessi avuto OE poteva essere anche buona per farmare. Però c'è solo single target. Quindi facciamo uno contro un rosso. Facciamo questa. E poi voglio vedere contro Ludosiro quanti danni può fare. Vediamo un po'. Questo è solo un 45%, che comunque schifo non fa. Ecco, come vedete ha fatto 500.000, che comunque sono buoni danni, vi devo dire. E qua ha fatto 1.000.000. Come vedete il personaggio è molto buono per eventi PvE. Non so, avete difficoltà nel pure contro lo stage, mi pare, dei coin, che c'è il boss finale che fa molto, cioè tanca parecchio. Comunque fidatevi che questo personaggio merita tanto. Facciamo così lo stesso e dovremmo aver finito. Fidatevi che è veramente tanta roba sto personaggio. Ecco, come vedete, appena fatto altro 500.000, giustamente mi deve crashare 7, perché se no non siamo contenti. Se non crasha 7 almeno una volta ogni 10 minuti, non siamo contenti. Comunque avete visto che il personaggio merita e non poco. Cercherò di fare un altro evento, se riusciamo a farlo durare più di 5 turni qua, però avete un po' difficile, vediamo un po'. Ok signori, ci siamo, ritestiamo il personaggio. Comunque avete visto che i danni il personaggio li fa e non pochi. Veramente, ripeto, un bel personaggio hanno creato per il PvE. Anche perché di solito di base fanno PG forti, solo in PvP, in PvE diciamo che fanno sempre un po' cacare, mettiamolo in questo modo. Però questa volta veramente un ottimo personaggio hanno creato. Mi piace molto, molto, molto. Ho detto, addirittura io ho fatto gli equip wear appositi. Posso dirvi che il personaggio merita il pull? Il banner è una merda. Il problema del PG è quello, non il PG in sé, perché il PG è molto buono. Il problema è che il banner è una merda. Facciamo così. Se adesso riesco a setupare pure un AT3. Perfetto, mamma, ottima mano mi ha dato, veramente un'ottima mano. Vediamo un pochettino questi danni pazzi sgravati. Facciamo rank up, buff. E vediamo un pochettino chi è che c'ha più gauge. Lui, quella è quella del gauge. Questo. Vediamo un pochettino quando riesce a fare. Goder non è full buffato, eh. Vorrei ricordare questo. Vediamo un pochettino quando riesce a fare. Ecco, 600.000 comunque. Tanta roba, fidatevi, 600.000 veramente tanta roba. Ripeto, il personaggio, veramente un ottimo personaggio in PvE. Ai pari di Hawk quando c'ha la passiva buffata. Secondo me anche superiore, per carità. Facciamo così, voglio tenermi queste altre carte per la fase finale. Ecco, come vedete con un AT1 ha fatto più di 300.000. Ripeto, Goder non è buffato al massimo. Non c'ha le stelle rosse, 6 stelle rosse, per carità. Perché con le 6 stelle rosse questa qua fa molto più male. Vediamo pure la ulti, che non l'abbiamo vista prima. Vediamo un pochettino cosa può fare con la ulti. Allora facciamo la ulti su di lui. Faccio il single target su di lui. E quest'altro single target, chi coglie coglie. 700.000 comunque, che è 2-6. Veramente è buonissimo. Ok, 800.000. E poi qua arrivederci. 335.000. Come vedete i danni sono veramente alti, alti, alti per un personaggio che comunque non si vede quasi nessuno. Fai la screen, carino, bello.
Ripeto, ha ancora potenzialità il personaggio perché la devo ancora maxare, gli devo dare le stelle rosse, devo finire di maxare i vestiti. E se abbastanza comunque gli equip sono 14% di base, quindi comunque non è che migliorerà di più di tanto sugli equip. Però comunque il personaggio ha ancora un netto miglioramento, dice mettiamolo in questo modo. E quindi diciamo che se adesso abbiamo visto pure 800.000, 900.000, un milione secondo me li raggiunge e li supera pure. Quindi signori, fatemi sapere voi sotto nei commenti se siete riusciti a trovare Brunhild, se l'avete provata. Fatemi sapere, io vi consiglio il personaggio di farmarla? Sì, se l'avete trovata naturalmente cercate di, non lo so, se riuscite a fare gli equip wear, naturalmente date priorità ad altri personaggi, date priorità sempre al più più, quella è la prima cosa. Poi naturalmente se riuscite, avete risorse in più, comunque è un ottimo personaggio da usare in PvE, se non ne avete tantissimi, veramente un ottimo ottimo personaggio. Quindi signori, io spero che il video vi sia piaciuto, se fosse così potete lasciare un like, iscrivervi al canale e noi ci vediamo al prossimo video.